Brewers, bentornati a Fortify News, una nuova puntata e siamo qua nella mia cucina e quindi siamo qui per assaggiare una birra anche questa volta. D'altra parte d'estate con la produzione di birra ferma non ci resta che bere e con questo caldo è un sacrificio che si fa volentieri. Però oggi non sono qui per assaggiare una delle mie birre, come faccio di solito, ma assaggerò un'altra birra sempre fatta in casa. Vi avevo raccontato un paio di mesi fa che insieme a un paio di amici avevo fatto una cotta con loro, o meglio, loro avevano fatto la loro prima cotta, la loro prima birra fatta in casa, sotto la mia supervisione, diciamo così. Questa birra poi è stata imbottigliata un mese, più di un mese e mezzo fa circa. Me ne hanno data una bottiglia e quindi ce l'ho qui da assaggiare per la prima volta. Sono abbastanza curioso. Quella qui si tratta di una birra fatta da kit, quindi una latta di estratto evaporato, per la precisione. Un kit della Coopers, la Canadian Blonde, quindi una birra chiara, abbastanza estiva, diciamo. E è stata preparata utilizzando al posto dello zucchero una confezione, se non sbaglio era il Brew Enhancer 2, sempre della Coopers, ovvero un pacchetto che contiene estratto di malto, destroso, insomma una miscela di zuccheri e estratto di malto, che quindi dovrebbe aiutare anche ad avere un po' più di corpo, un po' più di gusto rispetto all'uso del semplice zucchero. La birra aveva una OG di 1,039, densità finale non la sappiamo perché c'è stato qualche problema nella misurazione, quindi non abbiamo un valore certo, però è stata nel fermentatore 3 settimane praticamente, quindi sicuramente la fermentazione era finita, anche perché la temperatura non era bassissima. Passiamo senza indugio all'assaggio e vediamo un po' com'è questa birra da kit. Beh, bella frizzante carbonata, bella schiuma. Anche abbastanza fine, non è male. Le bollicine, bella limpida, aspetto, niente male. Profumo non molto intenso. Assaggiamo com'è. Salute. Non male sinceramente, non ha il gusto, era un po' di tempo che non bevevo birre fatte da kit, devo dire, perché io ho smesso di fare kit già da 2 o 3 anni, quindi non ho più bevuto da allora altre birre fatte con kit di estratto lupolato, quindi adesso sono abituato a bere birre fatte in all grain. Questa birra non ha, diciamo, la ricchezza di sapori, di profumi che si possono avere usando ingredienti freschi, quindi facendo birre in all grain. Però tutto sommato è una buona birra, è una birra discreta, è una birra che
Sinceramente a livello, se non anche migliore, della maggior parte delle birre industriali che possiamo comprare al supermercato, una birra che si beve assolutamente volentieri. Un filo vuota, un filo acquosa per i miei gusti. Sarebbe stata forse ancora migliore come l'avevo fatta io. Questo è stato il kit che anch'io avevo fatto come prima birra quando ho cominciato a fare la birra. Io però ci avevo messo 1 chilo di estratto di malto secco più un paio d'etti, mi sembra, di zucchero. E quindi era rimasta ancora un pochino più corposa, un pochino più gustosa. Qua sì, abbiamo messo questo, è stato messo questo Brewenessa della Coopers, però non veniva dichiarato quant'era la percentuale di estratto di malto in questo prodotto, ma secondo me non ce n'è molto. Somiglia un po' a un kit fatto proprio con lo zucchero più che con l'estratto di malto. Quindi poteva essere anche migliore, secondo me, usando proprio dell'estratto di malto e basta, facendo una birra tutto malto. Anche così, però, ripeto, una birra gradevole, non si sente tanto l'aroma di luppolo, ecco, il luppolo si sente poco, non è tanto amara, non c'è quel malto, quella crosta di pane, di malto, di gusto, di malto così che si può sentire usando certi malti particolari, insomma, il grain. Però è una birra piacevole, dai, continuo a sostenere che anche con i kit si possono fare delle birre assolutamente gradevoli e bevibili. Senza tanti problemi, senza dover poi necessariamente passare a tecniche più sofisticate, perché comunque se uno è soddisfatto di questo tipo di birra può continuare tranquillamente a farsi le sue birre con i kit, magari usando l'estratto di malto posto dello zucchero, magari usando un lievito migliore di quello contenuto nel kit, qua è stata fatta con il lievito del kit. Magari se uno vuole esagerare facendoci anche un dry hop con del luppolo fresco, si possono fare, continuo a sostenere, delle birre più che discrete anche con il kit. Nel frattempo i ragazzi ne hanno preparato un'altra che sta fermentando e ormai sarà quasi pronta da imbottigliare, un altro kit sempre. E poi magari assaggeremo insieme anche quella. Per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Saluto.